Ma ciao a tutti picciotti, bentornati in un nuovo video. Questa potrebbe essere serenamente una puntata di Sepolti in casa, e in effetti lo è. Se mi seguite su Instagram già lo sapete, sono stata da pochissimo a Berlino. Ho condiviso poco del viaggio perché non mi sembrava la situazione più adatta. Però, tornando a noi, restando leggeri, non c'avevo proprio voglia di tornare a Palermo perché sapevo che avrei trovato la casa un disastro. Un disastro, picciotti, perché sono finalmente riuscita a comprare l'armadio nuovo, me l'hanno montato, però ho dovuto aspettare l'intervento del falegname per mettere in sicurezza l'armadio, altrimenti mi sarebbe caduto di sopra mentre dormivo. E il falegname è venuto ieri, quindi post Berlino. Attualmente la casa è piena di vestiti dappertutto, infatti la valigia è in soggiorno, però mi ha appena citofonato il corriere, sono scesa giù ed è arrivato il mobile TV e vi ho fatto pure la rima. Per cui, visto che quando ho una lista di cose da fare non riesco mai a sistemarla in ordine di importanza, prima ancora di liberare il letto e sistemare l'armadio, oggi sistemiamo insieme il soggiorno e lo puliamo anche. Direi che per prima cosa posso spostare la valigia in un'altra stanza. Di questo me ne occuperò in seguito. Sono cose sporche, ma mi si è arrugginito tutto lo stendino perché l'avevo tenuto fuori, evidentemente ha piovuto, insomma, poi si è anche un po' sfondato, per cui ho dovuto eliminarlo e quindi per adesso non posso fare il bucato perché non posso stendere le cose. Quindi non ci penseremo ora, ci penseremo in seguito. Valigia nuova comprata su Amazon perché avevo l'ansia che a Berlino tipo mi dicessero che quella che avevo non rispettava le misure. Vi lascio il link giù nell'info box, molto molto carina. Qua dentro avevo gli stivaletti che ho portato con me in viaggio, mentre questi sono tutti organizzatori per l'armadio, quindi li porto nella camera da letto. Ah, comunque scarpine nuove, vi piacciono? Qui a terra c'è un sacco di carta perché ieri mia madre mi ha portato, vi ricordate che a Natale mi aveva regalato un servizio di piatti di ceramica siciliana? Ecco, me l'ha portato tutto perché finalmente in cucina ho un mobile in cui poter mettere questo servizio e tutti i piatti erano tutti avvolti da sta carta. E oggi che giorno è? Ah, domani se la vengono a ritirare. Momento confusione, Simi mi ha detto che sta arrivando. In realtà devo svuotare queste due librerie e quindi pulire sotto. Probabilmente togliere questa cassa panca. La situazione mi è un po' sfuggita di mano perché adesso non c'è più luce fuori. Tra l'altro oggi è una giornata bruttissima. Però sono venuti Simi e Paolo e mi hanno portato il mobile TV. Quindi adesso lo montiamo insieme. La cosa che in questo momento mi crea un po' di confusione è che in realtà mia madre mi diceva: fatti aiutare dai ragazzi a montare il mobile in modo tale da farti aiutare a spostare il televisore che è pesantissimo. Io, cioè, mi sembrava troppo male. Però mi sa che sgombrerò tutto il mobile TV che c'è attualmente, quindi questa libreria. Nel frattempo monto il nuovo mobile. Vabbè, vediamo che cosa facciamo. Panettoncini di fiasco nero ne abbiamo.
Qua dentro c'è la mia compostela, oggetto di un certo valore, tipo 3 euro costata. A questo punto sono un po' combattuta perché non so se temere la cassa banca. Per adesso sembra lo sfondo di Elisa True Crime perché ci ho messo tutte le candele. È difficilissimo, difficilissimo da montare. Delle cose più difficili che abbia mai montato. Non mi sono ancora arresa, però sono dovuta scendere perché devo per forza mettere i feltrini qua. Giorno 2 di, ma chi me l'ha fatto fare? Ieri è stata una serata un po' particolare. Per un momento ho detto, ma perché ho fatto così tanta pressione su questa azienda affinché mi mandasse il mobile TV nel minor tempo possibile, visto e considerato che l'ho comprato a novembre? Poi ho pensato, ma perché ho comprato questo mobile, dato che ha un colore? Il mobile è noce, il pavimento non lo so che razza di legno è, comunque... Uno è caldo, uno è freddo e stanno insieme malissimo. Poi ho pensato, ma perché ho deciso di montarlo da solo? Sì, è vero, a me piace montare i mobili, ma chi ha detto che ne sono in grado? Comunque, il mobile c'è, è al posto della vecchia libreria TV adesso, gli sportelli sono uno più alto e uno più basso, i cassetti uno è chiuso, l'altro no. Per fortuna questa settimana dovranno venire i falegnami per assestare, cioè per capire, boh, insomma non lo so che devono fare, devono riguardare l'armadio, e mi farò aiutare a sistemare questa cosa. Non sono felice, però ho un mobile TV che ho comprato tipo 10 mesi fa. Va bene, mi sa che è arrivato il momento di pulire. Vorrei pulire dentro gli armadietti del mobile TV in modo tale da sistemare le robe e attaccare il televisore così pranzo. Vedete quanto sono stata brava? No, veramente. Non ho parole. L'unico motivo per cui ho scelto questo mobile è che ci sono dei buchi dietro per fare passare i fili. Sky lo metto qua dentro, vediamo se ha senso. Thank you.
La porta del mio soggiorno è molto bella, il colore delle porte l'ho scelto io prima ancora di sapere che avrei abitato in questa casa. Entrando subito a destra, sempre nella struttura della porta, c'è questo buchino in cui quando ero piccola tenevo, cioè mettevo i denti che mi cadevano e poi l'indomani trovavo dei soldi. Fatemi sapere chi veniva a portarvi i soldi, a me San Nicola. Entrando subito a sinistra ho messo al posto della cassapanca queste tre valigie vintage che ho recuperato in mercatini, non so se vi ricordate, le avevo nello studio e ho deciso di metterle qua perché secondo me ci stanno bene e danno quel tocco vintage. In questo momento sono tutte e tre vuote ma conto di utilizzarle come scatole dei ricordi. Subito sopra le valigie ho messo questa lampada che prima tenevo sul comodino e se non sbaglio l'avevo comprata su Westwing. Attualmente non è neanche collegata alla corrente, però secondo me ci sta bene. E poi subito accanto il maledetto mobile TV. Qua ci sono io in pigiama. Mi sono abituata a vedere il contrasto freddo-caldo dei due legni diversi e devo dire che non mi dispiace più. Però il mobile è montato in modo assolutamente sbagliato. Il primo cassetto non si chiude, si chiude a fatica, resta più aperto rispetto all'altro e gli sportelli non sono allineati come potete vedere. Non è ancora venuto il falegname ma conto di sistemare la situazione presto. Comunque in realtà è un mobile che non mi dispiace per niente perché ha quest'asse nera semplice, tipo minimal, quasi industrial, e poi il legno è un bel legno. Vi dirò dove l'ho preso soltanto se mi scrivete in privato su Instagram perché io ho odiato questo marchio, ancora aspetto due sedie e non vorrei rischiare tipo, non lo so, una diffida. Ho messo una ciotolina di marmo molto piccola che utilizzo tipo come poggia cose, prima l'ho tolto perché nel video non ci stava bene, cioè avevo messo un accendino che utilizzo per accendere le candele e ho ordinato questa ciotolina, è veramente molto molto piccola, io pensavo fosse più grande, l'ho presa su Cave Home, pensavo potesse essere utilizzata per contenere, non so, cose per l'aperitivo, in realtà contiene delle salsine e basta. E poi dietro ci sono due vasetti con i fiori secchi, fiori secchi che avevo messo nell'albero di Natale, non volevo buttare. E questo vasetto me l'ha regalato Virginia, l'ha preso da Zara Home, mentre questa roba qua dietro non mi piace. Dietro c'è un profumatore per ambienti, questo è di Ava e May, si chiama Norway. Dall'altro lato invece ho messo quel vaso, ma non c'entra nulla, è che non sapevo dove metterlo. E questo, che ho acquistato soltanto perché è influenzata da Sarinsky, però attualmente è assolutamente inutile per me, che è un caricatore tipo in cui si appoggia il telefono in marmo travertino. Vi dico che è assolutamente inutile perché io in questo momento ho una cover del telefono che non mi permette di appoggiarlo per caricarlo e la odio. Subito accanto al mobile ho posizionato questa monstera deliziosa che ho ricevuto da Floral Garden, Garden Center Palermitano, e poi il fantastico specchio ovale di cui mi fate sempre un sacco di domande che ho preso dalla Redoute. Sopra la TV sempre gli stessi quattro quadri che ho tipo da quando sono arrivata, mi piacciono, due sono di Crepax, quella è Valentina, gli altri due non lo so, però secondo me ci stanno carini. Poi c'è la mia finestra e questo è il lato di cui sono ovviamente più soddisfatta. Attualmente ho deciso di lasciare là quello specchio, però sì, forse dà un po' di profondità ma non è nulla di che. Dietro nella parete in cui c'è il divano ci sono sempre le lauree dei miei nonni e l'altra porta. Mi avete detto che non vi piace vedere la porta lì così con davanti un divano, un po' come pensa Giovi. Stavo pensando di comprare un pannello gigante e dipingerlo io e quindi metterlo là davanti, però in modo tale che comunque la porta possa sempre aprirsi se dovesse essere necessario, perché Giovi invece diceva no, facciamo un pannello di cartongesso, mi sembra esagerato. Come tavolino del divano in questo momento ho messo lui, che è il tavolo scacchiera che mi aveva regalato Giovi, preso da Maison du Monde diverso tempo fa. E poi sopra questo vasetto, anche lui di Maison du Monde, con dentro, non so, fiori secchi. Uno è sicuramente lavanda, l'altro non ho idea.
Altra ciotolina che utilizzo come posacenere è il mio posacenere preferito, cioè non so perché, però mi piace. Questa invece è un'altra scatola di un vecchio panettoncino di Fiasconaro in collaborazione con Dolce & Gabbana, in cui tengo le cose per pulire la sigaretta. Se utilizzate dispositivi che riscaldano il tabacco sapete che vanno puliti spesso e quindi è necessario che sia qui accanto al divano, perché di solito è il posto in cui pulisco la sigaretta. Telecomandi, e poi sto prendendo la sana abitudine di mettere crema mani e olietto, questa è una specie di pomatina per le cuticole tutte le sere o comunque quando ho voglia di farlo o mi sento le mani tirare. Sono entrambe di Bars Bees. Nonostante io abbia quella lampada di Castiglioni che una volta vi ho fatto vedere nelle storie e tutti wow, ma questo è un originale di Credanzio, e io sì fantastica, però è tipo sporchissima e va pulita, ho deciso di mettere qua questo tipo faretto con un cavalletto che mi ha regalato mio fratello. L'avevamo preso in un negozio che vende tutti oggetti d'arredamento tipo di modernariato più che vintage, e secondo me è fighissima e ci sta proprio, cioè sta proprio bene, capito, nel mood, no? Anche se fa una luce inutile. Praticamente fa più luce dietro, poco davanti, ma fa atmosfera, quindi se mi metto sul divano e voglio leggere un libro va benissimo. Se invece guardo la televisione io odio avere luci accese. Sotto il cavalletto con la lampada ho messo un piccolo tavolino, perché praticamente questa è la mia stazione di ricarica. Qua ci ricarico l'iPad, la sigaretta, il cellulare quando è scarico, e poi lì ci sono delle caramelline. Io di solito non mangio caramelle, però momenti d'oro, quando mi manda i pacchi mi manda sempre caramelle, Chupa Chups, e molti brand nei pacchi mettono delle caramelle, quindi le metto lì e se mi vanno, se viene qualcuno e le vuole, gliele do. E poi qua c'è lui che occupa il 95% di questa stanza ed è il divano di velluto verde, non è esattamente oliva, è più un verde bosco, però mi piace moltissimo. Sono arrivati i cuscini che ho acquistato sempre su Cave Home, sono esattamente della stessa linea del divano e fanno da spalliera. Poi in realtà io ho mille cuscini sul divano e lo rendono molto più comodo, perché così è possibile sedersi, cioè la seduta comunque non si è ristretta molto, è sempre gigantesca, però lo attozzano, cioè secondo me è molto più bello senza. Fatemi sapere che cosa ne pensate, perché tipo sul sito fanno vedere che su un divano ne mettono uno, due, però mi sembra poi incompleto. Vero è che così mi sembra molto più completo, molto più divano, però non lo so, cioè non mi convincono molto. Poi c'è il solito puff che mi ha regalato la mia amica Chiara diverso tempo fa per il mio compleanno, che è da colore, mi piace. E qua questa cesta in cui non so, metto dei cuscini se mi scoccia averli sul divano e delle coperte se sento freddo. Qua ci ho messo una coperta così in rappresentanza, in realtà sta pure lì, non la tengo veramente così. E sopra il divano il solito specchio che era dei miei nonni, secondo me ci sta benissimo. La casa degli specchi, sono davvero curiosa di sapere se vi piace. E niente picciotti, questo video finisce qua, è durato un'eternità e anche qua vi ho fatto la rima, cioè di che stiamo parlando, scusatemi per la voce ma non sono stata benissimo in questo periodo, ve ne parlerò in un prossimo video. E fatemi sapere cosa ne pensate del soggiorno trasformato, io vi mando tantissimi baci, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro!